Salve, bentrovati, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando del Libero Consorzio Comunale. Il commissario Arnone ha incontrato le RSA e i sindacati. Vertice ieri sera tra le organizzazioni sindacali di Siracusa Risorse e il commissario del Libero Consorzio Arnone. Sul tappeto la grave situazione finanziaria dell'ente legata all'approvazione della manovra dell'Assemblea regionale siciliana e alla revisione del prelievo forzoso dello Stato. Durante la riunione Arnone ha comunicato che è stato redatto e registrato il nuovo statuto della partecipata Siracusa Risorse, che prevede novità in termini di risparmio dei costi di gestione e di rilancio della società in-house con il rinnovo delle cariche sociali. Siracusa Risorse è e continua ad essere strategica per le funzionalità del Libero Consorzio e per i servizi che quotidianamente svolge per la pubblica utilità, hanno affermato all'unisono i segretari Filcams, Fisascat e Wiltux Siracusa, Gugliotta, Pintacorone e Floridia, potenzialità occultate a loro avviso da una gestione mediocre. Intanto i lavoratori hanno ottenuto il riconoscimento e la liquidazione degli aumenti contrattuali maturati, oltre all'erogazione di un acconto di 500 euro, mentre i sindacati hanno chiesto al commissario Arnone una puntuale verifica sui pagamenti effettuati a Siracusa Risorse. I sindacati hanno inoltre annunciato che non esiteranno a mettere in campo ogni iniziativa che possa dare una scossa alla politica regionale responsabile della crisi che attanaglia da oltre 36 mesi 600 famiglie. E parliamo ancora dell'ex provincia regionale di Siracusa, perché si è insediato questa mattina il CUG a tutela dei lavoratori. Si è insediato questa mattina nella sala dei comuni dell'ex provincia regionale di Via Roma il Comitato Unico di Garanzia, istituito con un decreto del maggio del 2011. Il CUG è un organismo a composizione paritetica del quale fanno parte rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e membri nominati dall'amministrazione. Il Comitato Unico di Garanzia mantiene all'interno dell'ente l'equilibrio e previene le discriminazioni. Che cosa significa mantenere un equilibrio tra i vari umori che si possono creare all'interno dell'ente, anche di malcontento, difficoltà, quindi compie anche delle indagini rispetto all'atmosfera dei dipendenti e nello stesso tempo mantiene un percorso di eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori. Naturalmente è un organismo in cui sono presenti e la parte sindacale e la parte pubblica, è la prima volta che si insedia all'interno del Libero Consorzio Comunale, perché precedentemente dal 98 ad oggi, dal 98 fino al 2012 è stato presente all'interno dell'ente il Comitato Pari Opportunità, che poi la normativa ha sostituito con il Comitato Unico di Garanzia. Poi sapete le nostre traversie incredibili rispetto al ruolo delle province o delle ex province, e quindi da questo momento in poi noi ci siamo riallineati con la normativa nazionale. E intorno agli episodi dell'8 marzo, agli avvenimenti che si fanno per l'8 marzo, stiamo anche istituendo il CUG, Comitato Unico di Garanzia. Gite scolastiche in sicurezza, torna la convenzione, la collaborazione tra la Polizia Stradale e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa. Un seminario formativo sulla sicurezza stradale in occasione dei viaggi di istruzione delle visite guidate organizzato dalla Polstrada di Siracusa si è tenuto questa mattina nella sala convegni del Museo Archeologico Paolo Orsi e si inserisce nelle iniziative della Polizia Stradale per prevenire incidenti, soprattutto quelli che coinvolgono autobus da gran turismo in occasione di viaggi di istruzione e visite guidate organizzate prevalentemente dagli istituti scolastici. La cultura è bella andare sui luoghi della cultura, però serve sempre sicurezza. Spesso i ragazzi, gli studenti si fanno prendere dall'euforia della novità. Cosa può succedere e perché questa sinergia è importante? Una sinergia molto importante, tant'è che è il secondo anno che il MIUR manda avanti questo progetto, che è un accordo sintetizzato in un accordo con la Polizia Stradale e col Ministero degli Interni, in particolare con la Polizia Stradale, per garantire appunto gite sicure. Esprime così proprio in termini semplici il progetto, il significato.
è un significato importante. È molto importante che i nostri ragazzi vengano affidati in mani sicure, ma è importante anche per la scuola stessa, che quando coglie appunto il bisogno, l'esigenza di fare scuola e di fare scuola fuori, in un'altra città. Allora, dottoressa, visite degli studenti in generale, gite, ma anche visite soprattutto nei musei, dove bisogna che ci sia sicurezza sia per le opere conservate ma anche per chi le visita. Sì, certamente. Questo incontro è un incontro importantissimo per diversi motivi. Innanzitutto per il tema che è stato e che sarà trattato grazie proprio alla volontà del comandante capo di casa della Polizia Stradale, che ha fortemente voluto questa iniziativa intesa naturalmente con il provveditorato agli studi, oltre che naturalmente con questo polo regionale. Quindi per noi è un onore ospitare appunto questa iniziativa, perché significa una grande apertura nei confronti di tutti gli istituti scolastici della provincia, perché è un tema di particolare delicatezza, di particolare importanza. Ripeto, adesso siamo praticamente a marzo, il periodo in cui comincia anche il turismo scolastico, quindi abbiamo tantissimi giovani che vengono da tutto il mondo, lo possiamo anche dire sia nelle nostre aree archeologiche che nel museo. Controlli antidroga, la polizia torna a fare i propri controlli negli istituti scolastici superiori. Controlli antidroga della polizia negli istituti scolastici superiori di Siracusa. Rinvenuti e sequestrati alcuni involucri contenenti modiche quantità di sostanza stupefacente, marijuana e hashish e un tritaerba. La droga sequestrata è stata rinvenuta in aree comuni degli istituti e in un solo caso all'interno di un PC. Mandato di cattura internazionale per un 39enne di Pachino, Claudio Sudano, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato a seguito delle indagini che hanno accertato la sua responsabilità quale autore di gravi reati commessi in Germania, tra cui rapina aggravata e sequestro di persona. L'uomo è stato rintracciato ad Augusta e condotto in carcere. La donna come componente essenziale di ogni manifestazione civile e sociale, ieri un convegno ha voluto ricordare questo aspetto. Festa della donna federiciana ieri per sottolineare l'importanza del genere femminile nella società e a tutti i livelli. Contro ogni discriminazione a favore di un impegno comune per risaltare come la donna sia parte integrante e determinante delle attività sociali. Oggi Festa della Donna Federiciana è un mondo templare dove la donna è in primo piano e c'è bisogno di donne, soprattutto nel mondo della Chiesa ma anche del volontariato, ma soprattutto in questa società dove si perdono i valori etici e morali. La donna è in primo piano, la donna prima di tutto, questa è l'essenza della Festa delle Donne Federiciane, giunta alla quinta edizione quest'anno a Siracusa. È un momento dove la donna viene data la possibilità di dimostrare quanto vale ciò che vale in questa società dove la donna è ormai in primo piano. Siamo presenti oggi per dare il nostro contributo di presenza a questa festa importante. Siamo un corpo di pubblica assistenza e di protezione civile da poco iscritti al Dipartimento regionale Sicilia. Siamo operativi su tutto il territorio della provincia di Siracusa e stiamo cercando di dare il nostro contributo anche su altre province. Siamo presenti a Modica, a Sortino, prossimamente anche a Francofonte e a Catania. Donne e talento, talento imprenditoriale e artistico, ieri Festa della Donna si è tinta anche di una discussione intorno alle capacità creative. Il talento è donna, è una kermesse ieri, ha voluto ricordarlo presso i locali di Moda Italia. Arte, cultura e imprenditoria in un insieme di capacità e talenti che mettono in luce quanto lo spirito femminile sia essenziale e determinante nel tracciare un percorso di creatività e impegno. Moda, pittura e canto, ma non soltanto. Fantasia, e se diciamo una bugia, è una mancata verità che prima o poi succederà. In occasione della Festa della Donna abbiamo pensato di organizzare un evento che faccia risaltare un po' la figura della donna e del talento delle donne nei vari aspetti, insomma, artistici e sociali. E quindi ci sarà una cantante che farà un live, la dottoressa Irene Messina, e una pittrice, Carmelina Amato, e poi una scrittrice, Daniela Fava.
Facciamo risaltare il talento della donna, oggi è un po' messo da parte, quindi veniamo un attimino di farlo risaltare il talento, perché la bellezza della donna è in primo in assoluto e quindi è giusto così. Credo che anche questo spazio sia uno spazio potenzialmente utile proprio per ricordare che cosa sappiamo fare, che cosa possiamo essere, quindi non siamo soltanto le donne violentate, massacrate e fragili, ma siamo assolutamente tanto altro. Vorrei ringraziare Daniela Napoli, Francesca Tinè, per avermi dato la possibilità di esporre i miei quadri, che sarebbe la prima volta. Siamo così, dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui. Nelle sere tempestose, portaci delle rose. Mangiare bene e non soltanto, cake design, preparazione artistica di cibo e coreografia da tavola, ieri una serata dedicata a questo. Una festa delle donne, quella di ieri, che ha avuto anche la declinazione delle capacità coreografiche in cucina e nella preparazione di eventi legati alla buona tavola e alla salute. Ai Papiri, in collaborazione con i ragazzi dell'Istituto Alberghiero, una giornata di mini corsi e dimostrazioni, con design da tavola e l'elaborazione di intagli artistici su frutta e vegetali. Insomma, mangiare bene e non solo. Oggi siamo stati qui ai Papiri e abbiamo organizzato un mini corso di cake design rivolto soprattutto alle donne. Abbiamo realizzato con la pasta di zucchero dei piccoli biscotti e abbiamo ricreato un piccolo cappellino. Le donne hanno partecipato in quantità a questo corso e abbiamo insomma cavalcato l'onda del momento, dato che il cake design in questo momento è molto in voga tra le casalinghe e le pasticcerie. Ormai la gente si diletta ad utilizzare la pasta di zucchero e a ricreare in proprio delle piccole opere d'arte. A questo corso, oltre alle donne, perché il corso è dedicato alle donne, hanno partecipato in massa i ragazzi dell'Istituto Alberghiero. Si sono dedicate a fare i biscottini che abbiamo creato noi. Potete tranquillamente vedere sul sito Mangiare Bene Non Solo, faremo dei corsi itineranti sul cake design, quindi quando volete partecipare potete guardare sul sito o sulla pagina Facebook. Bene, con questo è tutto, il nostro telegiornale si conclude e vi auguriamo un buon proseguimento di programma.